This edition of iItaly TV is sponsored by Cola Vita, extra virgin olive oil. And Cheerio chopped tomatoes. iItaly presents a special best of edition featuring up close interviews with Italian pop superstar Jovanotti and visionary designer Massimo Vignelli, plus a novel recommendation from Fred Gardaphe and a look into the career of prima ballerina Alessandra Ferri. Something I always have on my mind, that music can make the difference, that one song can give you the right word in the right time when you are listening to that. Because it happened to me. Music changed my life. Jovanotti is the stage name of Lorenzo Cherubini. That is me. I've been DJing for a lot of years in clubs and radios. I've been also hosting TV shows about music. And then from hip-hop I moved to every other kind of music. I started doing my music and I've done a lot of music, 25 years of albums, concerts. I play everywhere, you can tell, from the mountain to the prairie. I played in stadiums, in little clubs, in bars, in churches, in hospitals, in everywhere there were human beings. I've been making music in my life until now. And now I'm here in the United States to do music also in this amazing country. Here, everybody wants to create identities, to give you strong identities. But actually, my music is not a kind of music. It's my music. It's music. And so sometimes it's romantic, sometimes can be good for dance, sometimes can be electronic, sometimes can be organic, made with the hands. It's music. Hip-hop is the most important influence I had. Because in hip-hop, I discovered how important is the rhythm and the words. All over the world, wherever you go, you will find young people doing hip-hop and doing rap. You go to China, you go to Africa, everywhere you go. Because hip-hop is the real language of my generation and the generation that was born after me. Yo penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Yo penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Nessun mondo potrà fermarmi da ragionare. Non vede nessun mondo potrà fermarmi. Questa è una chieta, questa è una chieta, chieta. Questa è una chieta. If a musician tells you that he is not interested in playing in the United States, he's lying. He's not telling you the truth. Because this country is the most important country for music. In this country has born so much important and beautiful music of the last century. If you want to do music, New York is the place. New York is not even a city. New York is New York. It's a world. It's not a city. It's not a town. It's a universe. When you play in a club in New York, you really feel you're playing somewhere where happened a lot of things. You catch this feeling, you know, and then you see who's playing there and who played before. And you see that in the same stage you are playing, 30 years ago Bob Dylan was playing, Paul Simon, Beastie Boys, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, you know, and you say that. You feel yourself in a sort of bloodline of what you love. That is music. I say you wanna be starting something, you got to be starting something. And if you wanna be starting something, you got to be starting something. Too high to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is standard. And too high to get over, and too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is standard. E se tu vuoi cominciare qualcosa, devi solo cominciare qualcosa. Se tu vuoi far partire qualcosa, devi solo far partire qualcosa. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Troppo alto per volare, troppo basso per cadere. Too high to get over, too low to get under. The
most important thing about that is this collaboration with this label called ATO Records. That is an American, very, very, very important and high quality, high standard of music label. You know, in their value scale, music comes first. Then there is business, then there is all the other tasks. But first comes music. So when you're with them in a room, you talk about music, you talk about beauty, you talk about energy. And that's what I really love. And so I feel so proud and so honored to be released in America by ATO. There's a fragrance of love in the air. It's penetrating far, deep in my heart. Like the star was reborn in the sky, and it died away, she went away. I'm coming out with a collection in Italy now. It's a big project because it's 25 years of music collected in a single project called Backup. I've done some new material and I recorded new songs. And the first one is coming out, it's called Tensione Evolutiva. Tensione Evolutiva means evolutional tension, something like that. Tension is intended as the tension you have between two lovers, you know? You never relax, you know? You always feel that you can learn something more. It's evolution, you know? In the evolution, the difference between human beings and other animal form is that human beings are never completely satisfied. They're always searching for something more. And it's a sort of desire that we have that makes the difference. If you renounce to the desire, renounce to your human status, you know? And that's what I wanted to talk about in a pop way, you know? It's not a lecture of sociology or evolutional history, you know? It's a pop song. I know that there are some Americans that are studying and discovering Italian through my songs. I met a lot of teachers, also professors of university that are using my songs to teach Italian. I'm proud of that. It makes me feel very good. You cannot learn Italian, I don't know, studying Leopardi or studying Dante, you know, because Dante is like learning architecture, studying the big buildings. You gotta start with little houses, you know. I do little houses. Vado sulla strada dove il cielo è sempre blu. Ho di passeri che svolazzano sotto gli alberi di 50.000. I am a musician. I am a performing artist. But first of all, I am a human being, a social being, living in a society with a family, with desires, with dreams, with problems. I'm just representing my human social presence through my work, like everybody do. If you have a shop, you use your shop to tell your clients, to communicate to your clients your ideas, if you have ideas. Making music is not different from that. The difference is that you have a microphone, so you have the same tool that the politicians have. The different thing is that I can use emotions, and emotions are always maybe stronger than numbers. One song can give you the right word in the right time. I learn much more things through music and songwriting than from the politicians or for debate on TV. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna. Perché ha lasciato Milano? Perché è troppo piccola, perché è provinciale, perché il soffitto è troppo basso. Sono venuto a New York pensando che il soffitto fosse alto. E ho scoperto che a New York il bello è che il soffitto non esiste. Noi lavoriamo in tutto il campo del design, no? Dalla segnaletica per le subway alla segnaletica per gli aeroplani, piuttosto che agli imballaggi di un vino, sempre con questo desiderio di portare un certo tipo di eleganza intellettuale alle masse, al pubblico. L'importanza della carta stampata è finita perché la comunicazione digitale ha preso il posto praticamente, il computer ha preso il posto. No? Si fa talmente di più, talmente meglio, che è ridicolo pensare che ci siano ancora i libri. No? Libri, questi oggetti statici dove un'immagine rimane lì ferma e uno deve girare la pagina prima di trovare un altro. Quello che ho
spettacolo non è finito è la grafica. La grafica, anzi, esiste ancora di più. Quello che noi abbiamo fatto in, praticamente in 50 anni di grafica è preparare il terreno per queste cose qua, in realtà. Prima che uscisse l'Elvetica, per esempio, bisognava tagliare lettera per lettera, perché le distanze tra le lettere era troppa. Noi volevamo avere una visione compatta delle parole. E quindi si tagliava, un lavoro da bestia. La grande invenzione dell'Elvetica è stata quella di fare dei caratteri che avevano le spalle molto piccole, per cui si potevano mettere caratteri vicini. Ora del 65, quando sono venuto in America, avevo già fatto un sacco di cose, tantissime cose, usando questo carattere e facendolo cantare. Mentre qui non esisteva, non esistendo il carattere, erano su altre strade, non esisteva questo linguaggio. Siccome avevamo, quando siamo arrivati, a tre uffici in America, uno qua, uno a Chicago e uno a San Francisco, quindi abbiamo distribuito in un colpo solo questo carattere attraverso gli Stati Uniti. Siccome le cose che facevamo sapevamo farle, hanno creato una serie di entusiasmi e una volontà imitativa, che è quello che si voleva. Abbiamo portato in sostanza la disciplina del design. Il nostro interesse è sempre stato quello di fare delle cose che diventassero linguaggio. Più entravano in diffusione, tanto più erano vicine al nostro desiderio. La barra nera sopra un testo, no? Cioè che serve per aggrappare il testo. Anche queste sono cose che non c'erano prima che arrivassimo noi. I giornali erano fatti in un altro modo. Quando abbiamo cominciato a fare il Herald, è stato il primo giornale al mondo fatto con una gabbia, per esempio. Quindi tutto modulare, dove i caratteri, i titoli, gli spazi per la titolazione, le immagini, gli spazi pubblicitari, tutto erano regolati da un sistema di gabbie compositive. Oggi è il linguaggio comune. Siamo arrivati in un punto dove queste cose non succedevano in America. Quindi, se fossimo arrivati oggi, non sarebbe successo niente. È l'interpretazione americana del marketing che è dannosa. L'interpretazione americana del marketing è quello di dare alla gente quello che vogliono. Questo è sbagliato. Bisogna dare alla gente quello di cui hanno bisogno. Perché Apple, Steve Jobs, ha avuto un successo enorme, è diventata la più grossa industria del mondo, per dire. Perché non ha pensato di dare al pubblico quello che volevano. E se no stiamo freschi. Gli altri l'hanno fatto, gli altri ci ha parato, come si dice a Milano. Le ricerche di mercato hanno senso se sono fatte per scoprire i bisogni, non per scoprire le volontà del pubblico. Un conto è chiedere cosa che ti piace, un conto è chiedere cosa che hai bisogno. C'è la misinterpretation, come dico, la cattiva interpretazione del concetto di libertà. Libertà non è quello che si dice fare quello che voglio. Libertà è rispetto collettivo. Questa è una grossa differenza. E in America, che l'ha inventata in un certo senso, purtroppo l'ha persa. So che voi avete sempre lavorato insieme. Sì. La tua compagna, moglie di una vita. La matita con quattro mani. Lavorare insieme vuol dire avere una piattaforma culturale share, come si dice. Condividere. Sì, condividere la stessa piattaforma culturale in sostanza. No? E quello che vuol dire lavorare insieme, dove basta un'occhiata, eccetera, eccetera. La grande funzione della Lella è sempre stata quella critica, cioè mentre io sono quello con la matita, evidentemente, facevo una cosa, la Lella viene e dice non va bene, ma perché, spiega per questo motivo. E allora dice, toh, ha ragione, è vero. Il pragmatismo è in un certo senso anche un livellamento al livello più basso. È una delle tragedie che invece di essere livellato al livello più alto viene preso sempre al livello più basso. Il motivo fondamentale per cui questo avviene è perché la gente è interessata al denaro. Vuol fare soldi, quindi ha bisogno della sicurezza, per avere bisogno della sicurezza bisogna che tutto venga percepito dalla maggior parte delle persone, da cui nasce il problema del marketing, quindi la paura di fallire, sono le malattie tipiche del capitalismo. Dalla matita io posso estrarre tutto quello che mi serve, mentre dal computer riesco solo a fare delle email e a guardare Google. È uno strumento fantastico che purtroppo non so usare.
è uno strumento che sta cambiando tutto, ha cambiato già tutto, ma per esempio se guardiamo l'architettura è cambiata completamente da quando è venuto fuori il computer. Una volta per fare delle cose di questo genere era impossibile, non bastava essere pazzi, non serviva niente, non si potevano fare perché ogni pezzo è diverso dall'altro. Mentre oggi col computer viene tutto trasformato, il computer fa andare avanti un'altra macchina che è tutta computerizzata, i signori possono andare al caffè perché tanto non serve a niente, anche il controllo non serve, il controllo meno, è tutto automatico e questi pezzi vengono fuori già con il loro numero dove metterlo. Io non credo nel melting pot, questa idea che i vari paesi del mondo vengano qua e si fondono. Il bello dell'America è proprio il contrario, che non si fondono. Il bello dell'America è che esiste questa continua interazione tra culture diverse, anche a livello genetico proprio, no? Per generazioni. E questo è quello che dà forza e vitalità a questo paese. Ogni giorno, a New York, vengono pubblicate decine di giornali in tutte le lingue diverse, dagli svedesi ai russi, agli ungheresi, agli spagnoli, agli italiani, agli cecoslovacchi. Se vado a Milano, online, nel giornale, non trovo il New York Times, non trovo tutti questi giornali di tutto il mondo. Ed è questa la matrice numero uno del provincialismo italiano. Ed è per questo che sono venuto via, perché detesto il provincialismo. Quindi, detestando il provincialismo, quando si è trattato di fare un manifesto per celebrare gli Stati Uniti, ho celebrato proprio questa cosa eccezionale della plurietnicità caratteristica di questo paese. E quindi sono andato a prendere tutti i vari giornali, ho fatto una bandiera, stampata in positivo e in negativo per poter fare bianco e nero, no? Fatta questa bandiera e l'ho mandata a Washington. Mandata a Washington, gli è piaciuto tantissimo, eccetera, eccetera, finché a un certo punto, ecco, doveva arrivare. È arrivato un qualche generale del Pentagono che era in questa commissione. Ma guarda che cosa ha fatto, ha cominciato a leggere gli articoli, no? Non gli sono piaciuti gli articoli che piaceva, ha detto sì, mi piace molto la bandiera, ma chiedete a Vignelli di rifarla con degli articoli buoni. Figuriamoci, proprio a me. Io non sono mica andato a studiarmi il giorno cattivo, ho preso un giorno qualunque che è capitato, sono andato la mattina, ho preso quello che era una fetta di salame, di questo grande salame che è l'America. Per cui se uno sa disegnare una cosa, in realtà possiede lo strumento, possiede il sistema per poter disegnare qualunque altra cosa. Naturalmente occorrono conoscenze particolari, specifiche, la tipografia ha un tipo di conoscenza, l'architettura ne ha un altro, gli interni ne ha un altro, un oggetto ne ha un altro, però la disciplina che coordina tutte queste operazioni è la stessa. If you can design anything. Hi, I picked up Sled Run by Ross Tallarico, a novel. Ross Tallarico is a poet, community writer, and has written many things, but this, I think, is his great contribution to American culture through the Italian-American lens. It's called Sled Run. It's a story of a young boy by the name of Rosario, who is called Rosie, grows up in Rochester, New York, and has friends, all, you know, as young boys all do, but some of his friends are involved in organized crime, some of his friends are his friends from school. But it's all about this incredible coming of age within this group of people up in Rochester, where the meaning of Christmas, you can't have giving without taking. And what these guys do is they go in and they steal from the stores and then they give to the orphans and the poor people. And the stores allow them to come in and steal, at least allow them through the friendships that are made between the gangsters and the security guards and so on. So it's a really unique Christmas story,
that rivals even Dylan Thomas's Child Christmas in Wales and Gene Shepherd's Christmas Story, which you see on TV every year. So I think this is going to make a mark in the years to come. The prose is very clean, the story is very clear, and it's a story I think that eventually should be made into a movie at some point. Maybe it's not important for the others that I, you know, that I am Italian, but I think it's important for me. I came to New York in 1982 for the first time on tour with the Royal Ballet. We performed at the Met, and I was very quickly loved and welcomed by the American audiences. I then left, in fact, the Royal Ballet to come and join American Ballet Theatre in 85. I was invited to come by Mikhail Baryshnikov, who asked me to come and dance with him in New York. And I came to stay for maybe a year or two, and I ended up staying like 28 years, in fact. To be honest, I'm always have been more scared and worried about dancing at La Scala than dancing at the Met. I think maybe it's psychological. You know, La Scala was the first theater I've ever seen with the eyes of a little girl when I walked in there at 10, and it scared me then, and I think I was scared forever. So even through my last performance there, it became, to my eyes, it became like a temple. And it's also something about the proportion of the stage and the audience that makes a theater more or less scary. I think that in Milan, I sense the audience, you sense it more, which on one hand, maybe could be comforting. On the other hand, you know they're there, you know, to watch you and to look at you. In New York, they're so far away that you just have something there, you don't know what. So it's a little, you feel it's less personal, and that to me made it less scary. The baggage that I have, being Italian, and what I carry inside of me that belongs, you know, to hundreds of years ago, and the whole cultural baggage which is in me, that I like it or not, I do actually, but you know, that it's extremely important. I think that that speaks, and that comes to the surface in what I do. The film A Prelude with Sting was really something that we did for the artistic pleasure to do something together. At the time, I was actually pregnant, and Fabrizio was with Sting, and he passed the phone to me and said, "Listen to this music." So I listened and I went, "Oh, it's so beautiful, I would like to dance." And so we all went, why not? So as soon as I had the baby and went back to dance, we decided to just do it, you know, for us, really, for the pleasure of art, of doing art together. You know, when I stopped dancing, I thought that was the end of my artistic life. You know, it was time to stop for many different reasons. And 6 years have gone by, and a lot happened to myself, and I felt that I'm an artist, and I need to express myself. And I don't know how I started. A project came to me, and they were such
wonderful and interesting project that came my way that I think is right for me not to go back on, to go back. I don't think that's the right terminology, but it's to go forward. So I will not go back to what I did. I will not, but I want to move forward as an artist and as a woman to project that reflect who I am now and who I am as a woman now and where I am as a woman now. So I will be on stage again, and I will tell you when the time will come. This edition of Italy TV was brought to you by European Flavors, promoting organically grown fruits and vegetables in the best European tradition. And Baci Perugina chocolates say I love you the Italian way.